un'ultima considerazione intuitiva sul video precedente della contrazione delle lunghezze. Visto dal sistema di riferimento del treno K', l'orologio O, centrale della stazione, impiega un tempo delta T' per percorrere tutto il righello da destra verso sinistra, viaggiando alla velocità V. Visto invece dalla stazione, sistema di riferimento K, il righello invece impiega un tempo delta T a viaggiare tutto quanto davanti all'orologio O, muovendosi alla velocità V, la stessa velocità di prima, soltanto verso destra, mentre invece prima l'orologio O andava verso sinistra. Visto dalla stazione, questo tempo delta T abbiamo detto che è più breve del tempo delta T primo che invece viene misurato sul treno per il passaggio dell'orologio O dall'estremità all'altra. Allora, se il passaggio del righello visto dalla stazione dura meno tempo, delta T primo, cioè delta T è minore di delta T primo, allora il sistema di riferimento della stazione conclude che il righello è più corto. Facciamo un esempio numerico. Immaginiamo il solito treno di Einstein che viaggia a circa l'86,6% della velocità della luce, radice di 3 su 2, a cui corrisponde un fattore di Lorentz gamma uguale 2. Immaginiamo che, visto dal treno, l'orologio O della stazione, viaggiando a questa velocità, impieghi un secondo a scorrere davanti a tutto il righello, cioè dall'estremità destra fino all'estremità sinistra, in questo modo impiega un secondo. Invece, dal punto di vista della stazione, il righello impiega un tempo minore a scorrere tutto davanti all'orologio O, impiega un tempo ridotto di un fattore gamma, quindi ridotto di un fattore 2, quindi impiega mezzo secondo. Dunque impiega mezzo secondo a passare da questa posizione a quest'altra. Allora, alla stazione, l'impressione che hanno è che il righello sia lungo la metà rispetto a quanto era lungo sul treno. Ricavano questa impressione perché il righello, per passare tutto quanto davanti all'orologio O, ci mette metà del tempo rispetto invece a come appare sul treno. Sul treno ci mette il doppio del tempo e quindi appare più lungo sul treno. Invece alla stazione ci mette la metà del tempo a passare davanti all'orologio O viaggiando alla stessa velocità. Quindi l'impressione è che sia la metà più corto. È logico, se ci mette meno tempo viaggiando alla stessa velocità con cui viaggiava l'orologio O, vuol dire che ha fatto meno strada, quindi vuol dire che il righello è più corto. Il righello, infatti, il righello in moto appare contratto di un fattore gamma rispetto al righello fermo.